In studio Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio, in apertura di questa edizione parliamo di economia, i fondi europei per dare una boccata d'ossigeno alle categorie produttive. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha anticipato l'intenzione del governo regionale alla delegazione di Mio Italia Sicilia, mentre il presidente nazionale del Movimento Bianchini ha fatto sapere che le aziende hanno iniziato lo sciopero fiscale. Sentiamo Viviana Sammito. Speriamo, come avevo detto in qualche altra occasione, che nel mese di aprile, ai primi di aprile, si possa finalmente arrivare ad una riapertura che metta gli operatori economici nelle condizioni di tornare a lavorare e quindi di tornare a guadagnare e quindi di uscire da questo tunnel. Per il governatore, il quale ha dichiarato che per l'apertura delle attività di ristorazione se ne parlerà ad aprile, l'unica speranza per il comparto della ristorazione sono i fondi europei. La stessa soluzione anticipata alla delegazione del Movimento Imprese e Ospitalità ricevuta a Palazzo d'Orleane alle imprese che operano nel settore Horeca, ospitalità, ristorazione e turismo, incontrate a Palazzono a Creide. Musumeci sa bene quello che patisce la categoria e dichiarato che continuerà a sollecitare il governo nazionale affinché acceleri nell'erogazione di risorse alle imprese. Sul fronte sanitario, per il governatore, solo da Roma che possono arrivare risposte risolutive in aiuto al comparto. La deputazione Iblea ritiene necessario, dopo aver incontrato un gruppo di ristoratori a Santa Croce di Camerina nei giorni scorsi, un momento di confronto con il presidente. Paolo Bianchini, presidente nazionale di Mio Italia, aderente a Federturismo Confindustria, è determinato a continuare la battaglia contro il DPCM che impone la chiusura alla clientela delle attività alle 18. Dal 1 febbraio è dato il via con le aziende aderenti a Mio allo sciopero fiscale. Non pagheremo più tasse e tributi finché il governo, speriamo che venga formato presto, non ci dia la possibilità di lavorare la sera a cena. Anche perché noi dobbiamo capire la differenza tra fare 30 coperti a pranzo o 30 coperti a cena, secondo quelli che sono i protocolli che fino ad oggi abbiamo seguito. Cioè oggi noi a pranzo nelle zone gialle possiamo lavorare tranquillamente seguendo distanziamento, tracciamento dei clienti, mascherine, igienizzazione e così via, e non capiamo perché non possiamo lavorare a cena. Siccome i ristori che sono arrivati sono pochissimi rispetto alla media nazionale del 55% delle perdite del fatturato parametrato al 2019, chiediamo semplicemente di poter lavorare. Il vice ministro Sileri ieri ha dichiarato che secondo il diffondersi del piano vaccinale i ristoranti devono essere riaperti il prima possibile a cena. Questa questione della disobbedienza fiscale non potrebbe essere un'arma a doppio taglio per voi? No, non è un'arma a doppio taglio, perché poi noi non lavorando e non avendo più soldi in cassa, quei pochi spiccioli che ci rimangono li utilizziamo per far campare le nostre famiglie. Incontro questa mattina tra il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri. Quest'ultimo ha inviato una lettera a nome anche dei colleghi di Scicli e di Pozzallo chiedendo al presidente Musumeci la riapertura di bar e ristoranti. La riapertura delle attività messe in ginocchio oggi più che mai dalla pandemia al centro dell'incontro questa mattina tra il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, che ha scritto una lettera anche al presidente della regione Nello Musumeci. La lettera è firmata dal primo cittadino di Chiaramonte Gulfi, ma parla anche a nome dei sindaci di Scicli e Pozzallo, che hanno garantito l'impegno nello svolgere i controlli della corretta applicazione delle norme anti-Covid con i mezzi a disposizione dei comuni. Gurrieri, nella missiva, chiede a Manenti di portare la questione sul tavolo degli organi regionali al fine di poter scongiurare ulteriori ripercussioni a questi esercenti sul piano economico e psicologico, nonché, continua ancora Gurrieri, il notevole rischio di chiusura delle loro attività per la sopravvenuta mancanza di forza necessaria a riaprire e ripartire. Questa mattina ho avuto modo di incontrare il sindaco di Chiaramonte, Sebastiano Gurrieri, con cui abbiamo convenuto sulla sostenibilità
di un'azione che consenta gradualmente alle imprese commerciali e non solo di riappropriarsi del loro futuro. Lo sappiamo, non è una sfida facile, questo ne siamo convinti, ma dobbiamo anche riflettere che le percentuali di contagi nei negozi e in altre attività similari sono state proprio bassissime, segno che questi protocolli di sicurezza da parte degli esercenti sono stati sempre rispettati. Andiamo alla cronaca, operazione della squadra mobile di Catania contro il clan Cappello che ha permesso di discapitare nuovi assetti, trovate armi, droga e soldi in contanti. Grazie all'operazione Minecraft la polizia ha eseguito 14 arresti e un 15° provvedimento è stato notificato in carcere. Tutti sono responsabili di associazione di tipo mafioso, con l'aggravante di essere l'associazione armata, associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, spaccio in concorso delle sostanze, con l'aggravante di aver agevolato il clan Cappello Bonaccorsi e poi ancora detenzione illegale e porto in luogo pubblico di diverse armi clandestine da guerra, nonché ricettazione delle stesse. Con l'operazione di oggi sono state rinvenute numerose armi da fuoco. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Catania e dal servizio centrale operativo coordinati dalla DDA e Tennea sono state avviate dopo la scarcerazione di Massimiliano Cappello, fratello dello storico leader Turi Cappello. Le investigazioni hanno permesso di individuare uno dei più fedeli collaboratori che nel periodo coperto alle indagini ha rivestito il ruolo di factotum. Il monitoraggio dei due ha permesso di far emergere l'impegno di Cappello nel riprendere in mano le fila dei clan, tanto da organizzare presso la sua abitazione numerosi incontri. È inoltre emerso come Cappello gestisse una piazza di spaccio nel popolare quartiere di San Giovanni Galermo. Tra le droghe vendute anche la cosiddetta amnesia, una droga che appunto fa scordare tutto. Il clan Cappello è stato da sempre caratterizzato anche dalla suddivisione in squadre operanti nei diversi quartieri cittadini. A capo di uno di questi un 27enne che nonostante la giovane età era a capo della squadra più pericolosa della consorteria mafiosa, in quanto dotato di una notevole disponibilità di armi, la quale aveva la sua base operativa nei villaggi balneari di Campo di Mare e Ippocampo di Mare. I due villaggi erano stati trasformati in veri e propri fortini presidiati da impianti di videosorveglianza e da vedette al fine di prevenire qualsivoglia intrusione da parte di forze di polizia o comunque da soggetti non autorizzati. A tal proposito, temendo di essere destinatari di misure cautelari, i criminali non solo trascorrevano le notti aggirandosi in prossimità degli uffici di polizia per monitorare l'eventuale uscita di mezzi che potessero lasciar presagire l'esecuzione di provvedimenti di cattura, ma avevano anche pianificato l'installazione di telecamere in corrispondenza di punti di interesse, tra i quali anche la sede della squadra mobile di Catania. Durante le perquisizioni sono stati trovati 188.000 euro in contanti e una vera e propria serra adibita alla coltivazione di marijuana. Avevamo il sospetto che il gruppo Clan Cappello, ma in particolar modo il gruppo di Lombardo Salvuccio Junior, detenesse un arsenale di armi, nonché droga, nonché proventi dell'attività illecita all'interno dell'oase del Simeone. Il loro intendimento era quello di creare un sistema di videosorveglianza, diciamo, dinanzi alle strutture delle forze di polizia, nonché dinanzi all'ufficio della squadra mobile, in modo tale da prevenire eventuali, diciamo così, perquisizioni o, diciamo così, ispezioni o dei eventuali arresti eseguiti dalle forze dell'ordine. Armi da guerra a disposizione dei boss, a sequestrarle la scorsa notte nel quartiere Monteposto, ricamente controllato dal clan De Cappello, sono stati i carabinieri del comando provinciale di Catania. In uno scantinato protetto da una porta in ferro di un condominio in via Salvatore Salomone Marino, all'interno di un borsone militare hanno trovato un fucile d'assalto calibro 7,62, una bomba a mano da guerra, 34 cartucce per fucile calibro 12, 6 cartucce calibro 7,65 per pistola semiautomatica e altre 46 cartucce per pistola semiautomatica. Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale per porre in sicurezza e repertare l'ordigno bellico.
Due misure cautelari, un provvedimento di sequestro preventivo che riguarda una rivendita di generi alimentari di Noto. Questo è il bilancio dell'attività coordinata dalla Procura di Siracusa ed eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania con il supporto della tenenza di Noto. Nel mirino delle fiamme gialle 5 persone, tutti residenti in provincia di Siracusa, indagate per trasferimento fraudolento di valori con la finalità di eludere la normativa antimafia. Le indagini si sono avvalse del profilo patrimoniale di Domenico Albergo, considerato il referente del clan Trigilia, operante in provincia di Siracusa, che con il supporto di un prestanome e del suo commercialista aveva iniziato a Noto una nuova attività commerciale. 5 le persone denunciate, oltre al divieto di esercizio della professione per il commercialista e divieto per un anno di esercitare imprese per il prestanome. Proseguono nel massimo riservo le indagini dei carabinieri di Vittoria alla ricerca del pirata della strada che ha travolto e ucciso senza prestare soccorso il 29enne originario del Mali sull'SP-La 2 La Vittoria Cate. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle aziende del luogo, sia alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all'episodio. Il corpo del giovane è stato ritrovato da un passante in mezzo alla carreggiata. La salma si trova all'obitorio del cimitero di Vittoria. Cambiamo argomento, parliamo del rinvio delle elezioni amministrative a Vittoria, previste in un primo momento per il 14 marzo e poi rinviate al 2 maggio, una battaglia che sta portando avanti il deputato regionale ebleo del PD Nello Di Pasquale, presente ieri in commissione regionale antimafia, quando è stato audito l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto. Il rinvio al 2 maggio delle elezioni amministrative a Vittoria approda all'Arsi in commissione antimafia. È stato il deputato regionale ebreo del PD Nello Di Pasquale a sollevare il caso dopo che la regione siciliana aveva spostato le elezioni nei due comuni siciliani sciolti per mafia, Vittoria e San Biagio Platani, dal 14 marzo al 2 maggio prossimi. L'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto, contattato da noi telefonicamente, aveva dichiarato che il rinvio era stato dettato dalle direttive del l'ultimo DPCM del 14 gennaio, in cui veniva indicato che le date per le elezioni nei comuni sciolti per mafia dovevano essere entro il 20 maggio. Dunque, aggiungiamo noi, non si capisce perché dal 14 marzo siano state spostate al 2 maggio, considerato che la data del 14 marzo rientra perfettamente entro il termine ultimo del 20 maggio e dunque, sul perché del rinvio, considerata che la prima data rispettasse i termini, Zambuto non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. Ieri intanto l'assessore Zambuto, come detto, è stato audito in commissione regionale antimafia. Era presente tra gli altri il deputato regionale Di Pasquale, che ha chiesto proprio la convocazione. L'assessore ha cercato di difendere una tesi strambalata, facendo entrare una volta da una parte il decreto legislativo del 14 di marzo, di gennaio, dall'altra parte il testo unico degli enti locali. Lui alla fine non è riuscito ovviamente a spiegare come mai si va a votare per le province senza Vittoria e come mai non è stata individuata una data dal 14 di marzo al 30, al 20 di maggio, così come prevede il decreto legge del 14 di maggio. Ha preso atto solamente delle cose che gli abbiamo detto e che ne avrebbe, si sarebbe confrontato con la giunta. La verità, è, se proprio dobbiamo dirla, è qual è la sua verità? Che non è giustificabile. Cioè, si è deciso, hanno fatto una scelta che le elezioni a tre mesieri è possibile farla il 14 di marzo, invece a Vittoria l'ultimo giorno utile previsto per il decreto legge e dal decreto legge. Non solo un'elezione che è stata individuata per legge, che può essere rinviata solo con una legge, non con una delibera, quindi ora pronti a battagliare su questo anche in aula, e questo ce lo permette un disegno di legge che è stato incardinato ieri, che andrà in discussione, che riguarda gli enti locali, riguarda altre cose, ma la materia è comunque enti locali, e su questo battaglieremo per far capire a tutto il Parlamento della schifezza che hanno fatto e provare quindi a fargli rimangiare un pochino di queste scelte scellerate che hanno fatto a danni di Vittoria e danni della democrazia.
Rientra a scuola lunedì prossimo al 50% per gli studenti delle scuole superiori, negli istituti professionali al via i laboratori, particolare attenzione anche per gli studenti con disabilità. I dirigenti scolastici ribadiscono: la scuola è un luogo sicuro. Sono già state predisposte tutte le misure per il rientro in classe, le famiglie si preparano al rientro a scuola dei propri figli e i dirigenti scolastici durante questa settimana ribadiscono l'importanza di far rientrare i ragazzi degli istituti superiori a scuola. L'auspicio è che si raggiunga il 75% della presenza in classe. Finalmente i nostri ragazzi ritornano in presenza, seppure al 50%. Chiaramente auspichiamo che presto si possa raggiungere almeno al 75%, se non al 100% delle lezioni in presenza. Di conseguenza possiamo benissimo affermare che la scuola è sicura, è un luogo dove sono state rispettate tutte le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, il distanziamento tra i ragazzi, il distanziamento tra docenti e alunni, e abbiamo cercato di evitare gli assembramenti facendo entrare le classi in modo scaglionato e da ingressi differenti. Quindi io ritengo che le famiglie possano essere contente di questo ritorno, che tra l'altro va a configurarsi come un momento importante per la socializzazione dei nostri ragazzi. Attivati i laboratori negli istituti professionali. Già questa settimana noi comunque abbiamo attivato i laboratori per gli indirizzi professionali e ovviamente per l'inclusione per gli alunni disabili, quindi ci attendiamo, fermo restando che non ci siano novità ulteriori, che da lunedì 8 febbraio il 50% degli studenti siano in presenza in tutte le classi dell'istituto. Abbiamo già verificato che tutto questo è compatibile con i mezzi di trasporto messi a disposizione dall'azienda Siciliana Trasporti e quindi ci auguriamo che l'8 febbraio possa riprendere l'attività in presenza. Risolti i problemi inerenti in alcuni istituti scolastici, le attività di laboratorio di enogastronomia, ottico e agrario, particolare attenzione anche per la didattica inclusiva per gli studenti con disabilità. Queste lezioni in presenza sono organizzate in questo modo: il 50% delle classi seguirà ovviamente in istituto, mentre l'altro 50% delle classi seguiranno le lezioni in videoconferenza. Non c'è sincronia tra le attività didattiche in presenza e le attività di laboratorio di enogastronomia, di ottico e di agrario. Questo problema però poi alla fine l'abbiamo risolto facendo un intervento, una modificazione sulla strutturazione oraria. Per ciò che concerne invece la didattica inclusiva per gli alunni diversamente abili, questo problema non l'abbiamo risolto a monte nei mesi scorsi, per cui proseguirà tranquillamente nei prossimi mesi. Assistenza alle persone con disabilità nelle scuole. L'assessore alla famiglia della Regione Siciliana Antonio Scavone evidenzia come continuino a pervenire in assessorato numerose lamentele di utenti che si vedono negato il servizio di assistenza nonostante l'assessorato famiglia abbia proceduto alla ripartizione di 15 milioni in favore delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali. In conclusione, Scavone, è una situazione incomprensibile, per certi versi paradossale, che lavorino per rendere un servizio efficiente, dice l'assessore in conclusione. È tutto pronto per gli speciali e le dirette su Video Mediterraneo dedicati alla festa di Sant'Agata. Sara Donzuso e Ruggero Sardo vi faranno rivivere le fasi più importanti della festa con le immagini dell'edizione 2020 e della Santa Messa dell'Aurora. Tutto pronto per gli speciali e le dirette dedicate a Sant'Agata, santa patrona di Catania, che Video Mediterraneo, con il supporto di Prima Musica Produzioni Artistiche, ha deciso di programmare per tenere compagnia a tutti i catanesi che vivono con nostalgia e tristezza queste ore. Ogni anno infatti il 3 febbraio è il giorno dello spettacolo pirotecnico che precede la tanto attesa messa dell'Aurora, quando si può ammirare di nuovo Sant'Agata, che si appresta a compiere il giro esterno del 4 febbraio e il giro interno del 5 febbraio. Quest'anno nulla di tutto ciò, ma solo momenti religiosi. Da stasera su Video Mediterraneo ci sarà la possibilità di rivivere i momenti più belli dell'edizione 2020 e di unirsi in preghiera per le celebrazioni del 2021. Si comincia alle 21:30 con le immagini più belle dello spettacolo piro musicale dello scorso anno.
Ritorniamo domani mattina in diretta a partire dalle 5.30 per vedere insieme di nuovo la Santa Patrona. Sara Donzuso e Ruggero Sardo in compagnia di vari ospiti commenteranno quanto accadrà nella Basilica Cattedrale. Ritorniamo domani alle 17.05 con alcune delle emozioni vissute per il giro esterno, tra cui la salita dei Cappuccini e i fuochi del Fortino. Il 5 febbraio ancora insieme alle 17.05 con le immagini dell'uscita, del giro interno, i fuochi del Borgo e poi di nuovo in diretta con Sara e Ruggero a partire dalle 21.05. Il 6 rivivremo in prima serata tutti i momenti più belli dell'edizione 2020. Sara Donzuso e Ruggero Sardo vi aspettano dunque su Video Mediterraneo, canale 11 in Full HD 511 del digitale terrestre, in streaming su videomediterraneo.it e in diretta sulla pagina Facebook di Video Mediterraneo. Sant'Agata nei cuori e in TV, quest'anno più che mai. E ancora Sant'Agata, oggi l'offerta della cera in cattedrale da parte del sindaco di Catania a nome della città, ieri la consegna della candelora d'oro e l'accensione della lampada votiva. Ogni anno la consegna della candelora d'oro e l'accensione della lampada votiva segnano l'inizio dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Quest'anno tali gesti sono stati compiuti, ma ciò che è riecheggiato è stato sicuramente il silenzio della piazza, il silenzio dei cittadini che sono costretti a rimanere a casa per rispettare le regole e seguire l'invito giunto da amministrazione arcivescovado. Perché la pandemia in atto sta costringendo a cambiare vita. La Sicilia ieri ha registrato il più alto numero di contagi in Italia e dunque serve la massima attenzione, altrimenti davvero si rischia di far innalzare di nuovo la curva dei contagi e di pagare ancora con la morte di decine di persone. Dunque una cerimonia sobria e intima in cui il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha consegnato il più alto riconoscimento cittadino, la candelora d'oro appunto, all'arcivescovo Monsignor Salvatore Gristina. Si compie un gesto di rispetto e sincera gratitudine nei confronti di una persona che ha servito la nostra città, ha detto il sindaco Salvo Pogliese, ringraziando l'arcivescovo per il lavoro svolto e che sta svolgendo al termine, visto che l'arcivescovo andrà in pensione nei prossimi mesi. Particolarmente felice e visibilmente emozionato Monsignor Gristina, che ha ringraziato il sindaco Pogliese. Subito dopo il sindaco e l'arcivescovo si sono spostati nell'atrio d'ingresso di Palazzo degli Elefanti per la tradizionale accensione della lampada votiva, segno tangibile di vigile preghiera dei devoti e dei cittadini verso la santa patrona Agata. Altro momento importante del pomeriggio di ieri è stata l'accensione della nuova illuminazione artistica del frontale della cattedrale di Catania, un sistema moderno che ha sostituito quello esistente ormai inadeguato, una illuminazione realizzata a costo zero per il comune grazie a una sponsorizzazione. Oggi, giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la processione dell'offerta della cera, il sindaco ha consegnato a nome della città un cero in cattedrale. Cattedrale rimasta a porte chiuse, così come a porte chiuse rimarrà anche domani e il 5 febbraio. Disposto anche il divieto di stazionamento per le persone in piazza Duomo domani dalle ore 5 alle ore 12 e venerdì dalle ore 5 alle ore 15. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Seconda parte del nostro telegiornale, è tornata alla normalità la situazione al villaggio Cicchitto di Vittoria, dove è tornata la luce come hanno riferito i residenti. Avevamo raccontato i loro disagi in un precedente servizio a causa di un guasto, decine di famiglie erano rimaste al buio, interventi anche in altre aree del territorio eparino. È tornata la luce al villaggio Cicchitto di Vittoria. I residenti confermano che da sabato sera è stato risolto il guasto all'impianto di illuminazione pubblica e le immagini che vedete sono state realizzate proprio da loro. Finita quindi la situazione di disagio che avevano denunciato ai nostri microfoni in un servizio precedente, in cui avevano raccontato come da oltre due settimane decine di famiglie residenti nel villaggio erano rimaste al buio, l'unica luce quelle delle abitazioni. Gli uffici preposti del comune di Vittoria avevano spiegato come il cambio della ditta che gestisce il servizio abbia rallentato la risoluzione del problema, ma che adesso, così come rassicurano da Palazzo Iacono, sono stati risolti problemi riguardanti l'illuminazione pubblica anche in altre aree del territorio vittoriese, tra questi Curtatone, Via dei Mille, zona Calvario, Piazza Giordano Bruno, Madonna della Salute, via Lucchesi, via Gaeta in zona Tribunale, via della Cate, zona Scuola Matteotti, interventi anche a Scoglitti, dove l'illuminazione è stata ripristinata in via Pelligra, al villaggio Camarina, via Fratellanza, in Baia Dorica, in Costa Fenicia. Ripristinato parzialmente, invece, è in corso di riparazione Punta d'Angelo e Lucarella, lista Spiga.
Torniamo a parlare del rifacimento della spiaggia di Punta Braccetto nei territori di Santa Croce Camerina e Ragusa, con le segnalazioni di utenti del PD Bleo che hanno denunciato la presenza di massi sull'arenile. L'assessore Gianni Giuffrida ha rassicurato i cittadini sul cronoprogramma dei lavori. Li avevamo lasciati il 18 gennaio scorso sulla spiaggia di Punta Braccetto nel territorio compreso tra i comuni di Santa Croce e Camerina e Ragusa, mentre erano impegnati in un confronto animato, perché i residenti della frazione criticano il progetto di rifacimento del valore di 600.000 euro avviato dal comune di Ragusa in qualità di ente capofila. Il pomo della discordia sono i massi sull'arenile che sono stati depositati dai mezzi della ditta per permettere a quelli cingolati di arrivare sulla spiaggia. Oggi quei massi sono ancora presenti. Alla redazione sono arrivate le foto scattate da alcuni residenti amareggiati per il confronto tra prima e dopo. Prima una spiaggia con la sabbia dorata, ora danneggiata dalle pietre che sono state portate sull'arenile anche dalle mareggiate, altre erano già presenti per il lavoro di rifacimento. Tuttavia, il residente che per primo ha denunciato la modalità dei lavori di riposizionamento della sabbia, l'architetto Salvatore Di Modica, titolare di un camping nella zona, ha confermato che la ditta sta provvedendo a rimuovere i massi anche con le mani e rastrelli. Contattato l'assessore lavori pubblici alle manutenzioni del comune di Ragusa, Gianni Giuffrida, ha assicurato che tra fine febbraio e inizio marzo, se le condizioni meteo marine lo consentiranno, la ditta potrebbe concludere la pulizia della spiaggia e successivamente iniziare con il rifacimento. Rimane critico il PD di Ragusa. I consiglieri comunali Mario Chiavole e Mario D'Asta chiedono al sindaco e all'assessore Giuffrida di verificare la bontà dello stato di avanzamento degli interventi tuttora in corso, considerato che lo scorso fine settimana l'arenile si è presentato con una quantità abnorme di sassi disseminati lungo uno dei tratti di certo più suggestivi della costa Eblea. In più, come se non bastasse, si legge nella nota, ci sono alcune parti del litorale sabbioso in cui si formano delle strane pozzanghere, circostanza molto preoccupante. Una cosa però è certa, hanno concluso, e cioè che questi lavori, a quanto pare, non stiano andando per il verso giusto e sarebbe opportuno rimediare. Così i due consiglieri del PD di Ragusa. E c'è un'ultima ora, riguarda il pirata della strada che ha travolto e ucciso il 29enne originario del Mali sulla SP2, si è costituita nella notte scorsa la donna che proprio ha investito il ciclista mortalmente, guidava una Citroën, seguono gli aggiornamenti dei carabinieri, lo ricordiamo che le indagini proseguono nel massimo riservo, se ne stanno occupando i carabinieri di Vittoria, le forze dell'ordine hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle aziende del luogo e si è anche alla ricerca, appunto si era alla ricerca di testimoni che avevano assistito all'episodio. Naturalmente vi daremo maggiori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Andiamo avanti, stazione passeggeri di Pozzallo, questa mattina si è svolto un incontro per fare il punto della situazione ai fini dell'apertura definitiva della struttura, analizzare varie ipotesi per la regolamentazione degli spazi limitrofi all'area portuale al fine di garantire la sicurezza di passeggeri e autoveicoli da e per Malta. All'incontro hanno presenti rappresentanti delle forze di polizia portuali, delle amministrazioni pubbliche competenti, il comandante della Capitaneria di Porto Donato Zito, che ha dichiarato tutte le amministrazioni hanno dimostrato l'interesse a trovare la soluzione più confacente che permetta di rendere quest'area portuale sicura e la struttura pienamente funzionale, così da migliorare la qualità ricettiva dello scalo anche in vista di futuri successivi approdi di altre unità da passeggeri. E si stanno completando gli ultimi adempimenti per la riapertura dell'impianto TMB a Cava de Modicani a Ragusa. Dopo la firma dell'AIA e del PAUR da parte della Regione è avvenuto il passaggio del personale alla nuova società che si è aggiudicata la gestione dell'impianto per il conferimento del secco indifferenziato. Intanto, in attesa della riapertura, i comuni autonomamente hanno richiesto alla Regione di poter conferire la frazione indifferenziata in altri siti della Sicilia.
L'impianto TMB a Cava de' Modicani riaprirà nel più breve tempo possibile, ha dichiarato il presidente dell'SRR Peppe Cassì. Stiamo definendo la documentazione burocratica per far ripartire l'impianto. Lancia un appello all'amministrazione, il presidente del terzo municipio di Catania, Paolo Ferrara, affinché si intervenga per il rifacimento della segnaletica orizzontale. È da rifare la segnaletica stradale orizzontale nel terzo municipio di Catania. Lo evidenzia il presidente Paolo Ferrara, che invita l'amministrazione a intervenire per evitare che possano verificarsi nuovi incidenti. Da Viale a Via Monserrato, passando per Piazza Cavour e Via Cesare Beccaria, tante le strade che hanno urgenza di essere attenzionate. Come sollecitato al presidente Ferrara, l'amministrazione in alcune parti è intervenuta, ad esempio davanti le scuole, ma adesso serve pianificare un dettagliato cronoprogramma. Stiamo avviando e continuiamo i controlli sul territorio, ora dobbiamo anche accelerare per quanto riguarda la problematica della segnaletica orizzontale, quindi sia le strisce pedonali che gli stop, sia il resto della segnaletica, perché sono un presidio di sicurezza indispensabile per il territorio. Tanto si sta facendo, chiaramente le risorse sono limitate, quindi bisogna anche dare i giusti tempi all'amministrazione, ma siamo vigili e presenti sul territorio per far sì che nel più breve tempo possibile si possano risolvere diversi problemi di sicurezza presenti e che siamo convinti di poter risolvere veramente nell'immediatezza, contando ovviamente la disponibilità del personale a disposizione, che non è tantissimo, però ovviamente faremo il possibile per poter ovviare a tanti mesi di stop dovuti a problematiche burocratiche degli anni precedenti. Quali le zone più in difficoltà per quanto riguarda la segnaletica, le strade? Sicuramente la zona Borgo, la zona di Via Cesare Beccaria, la zona di Viala sono appunto le zone in cui bisogna intervenire con più urgenza. Già abbiamo effettuato, rifacendo la segnaletica, per quanto riguarda le zone vicino alle scuole, quindi devo dire che le scuole sono state messe in sicurezza prontamente già da diverse settimane. Ora bisogna passare al resto della segnaletica, ovviamente per mettere in sicurezza tutta la zona. Per esempio penso anche al tratto nord di Piazza Cavour, zona di Via Filocomo, dove sono successi purtroppo anche degli incidenti nelle settimane scorse, e quindi lì bisogna intervenire con massima urgenza per mettere in sicurezza tutta l'area. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Gli aggiornamenti sull'incidente avvenuto sulla SP2 e la Vittoria Cate nelle prossime edizioni del TG.